un successo annunciato, le strade del centro storico di Napoli hanno accolto fino a notte fonda migliaia di cittadini e turisti che hanno partecipato alla quarta edizione della Notte d'Arte, organizzata dalla seconda municipalità e che ha visto al centro il tema della pace. Il programma è fitto, difficile passeggiare tra i vicoli senza assistere a concerti, visitare chiese e musei, aperti per l'occasione fino a tarda sera con biglietto ridotto. Mai come in questo momento c'è bisogno di pace, di accoglienza, di solidarietà, e mescolare tante persone nelle strade di Napoli è una cosa molto bella, è bella come forza, come immagine, come potenza di un popolo che crede nella città, nel riscatto, nella cultura, e vedere tantissimi turisti che si uniscono a noi napoletani è una cosa molto bella. Poi, questo serve anche all'economia, serve alla sicurezza, serve al lavoro, tantissimi giovani, veramente molto bello. Gettonatissima la Cappella San Severo con l'iniziativa Una Notte dal Principe, solo per l'occasione accessibile al costo di 3 euro che saranno devoluti all'organizzazione sanitaria AMREF per la costruzione di pozzi in Kenya. Un risultato straordinario, questa quarta edizione mette un po' insieme le altre tre precedenti edizioni, abbiamo avuto questa volta la capacità di mettere intorno a un unico tema, quindi la pace, tutte le esperienze che vivono in questo territorio, quindi dalle tante etnie che lo affollano al tessuto commerciale, ai cittadini, ai cittadini, gli artisti e poi le chiese, i musei, i luoghi d'arte, i luoghi di cultura. Tutti convinti che attraverso la solidarietà, e da qui anche AMREF che è il nostro partner quest'anno, attraverso l'accoglienza, attraverso la cultura si genera pace.